È stato bravo, ah, la ripresa. È stato bravo, la ripresa. Loris Martino, allora, questo splendido Renault 5, numero 73, allora, velocemente, ci descrivi questa macchina? Allora, è una macchinetta molto divertente, l'abbiamo fatta tutta quanta da zero, ci stiamo divertendo, lo stiamo evolvendo, un po' di noie tecniche oggi, il cuscinetto sull'anteriore sinistra ci sta dando un po' di problemi, però per il niente resto... di irrisolvibile. No, 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 tutto risolvibile, per il resto funziona alla grande. Ringrazio innanzitutto il preparatore, Domenico, Martucci e chi, gli altri che mi supportano. Bene, facciamo vedere la macchina, eccola qua. Ciao Loris! Parliamo di auto storiche, vai tu con le auto storiche, inizio io, cosa vuoi fare? Sì, no, parliamo di auto storiche, iniziamo con la premiazione, questi sono quattro piloti con quattro categorie diverse, quindi no, hanno vinto tutti. Tutti bravi, tutti noi, bravi. Ecco, questa è la cosa bellissima. La new entry di auto storiche quest'anno, già l'anno scorso c'era la possibilità di far correre le auto storiche negli slalom. Sì, no vabbè, queste sono le auto storiche, quelle lì che hanno fatto la gara di velocità tra i pirilli, quindi
è aumentato il numero di autostoriche anche nello slalom. Questo perché le autostoriche al momento sono ancora esentate dai serbatoi, dal montaggio dei serbatoi. La butto qui e la chiudo. E chiudiamo, chiudiamo bene. Quindi iniziamo. Io. Iniziamo, sì. Su Fiat 127 del Cosenza Corse, chiamiamo Ivan Pova. Dov'è Ivan Pova? Eccolo che sta arrivando. Su Peugeot 205 Rally, sempre del Cosenza Corse, Antonio Miniacci, detto Totip. Bravo! Tutti primi, sempre su Fiat 127, sempre del Cosenza Corse, Mariolino Fava. Dove vai? Dove vai? Non sali sul podio. Siete tutti primi, siete tutti grandi. Ecco Mario che è arrivato, perfetto. Su Renault 5 GT Turbo, Loris Martino, alias Martin Flock. No, 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 vi fate la foto tutti quanti insieme. Ecco, ci sono sempre le telecamere e le macchine fotografiche di Sport e Foto. Bravi, grazie mille!